Immaginiamoci la scena. Una folla chiassosa arriva da Gesù, portando una donna peccatrice, su questo pare che non ci siano dubbi, la cui morte sembra inevitabile. Di più, la lapidazione è lo strumento con cui gli uomini ritengono di dimostrare la loro fedeltà alla legge di Mosè, quasi che se non lo facessero sarebbero loro i peccatori, come se per non farsi contaminare dal peccato di quella donna l'unico modo sia eliminarla. Ma davvero funziona così il peccato? Non dipende forse solo dalla scelta personale di tradire il legame d'amore con il Signore e con i fratelli? Dietro a tutto questo sta anche il desiderio di mettere in trappola Gesù. Se si schiera per la lapidazione, allora non è così misericordioso verso i peccatori come sostiene. Viceversa, è un peccatore lui stesso, disobbedendo alla legge di Mosè. Dopo le parole degli scribi e dei farisei, Gesù fa un gesto che dice molto. Scrive per terra con il dito, e visto che si parla della legge che Dio ha dato a Mosè, scrivendo con il suo dito sulla pietra, allora possiamo pensare che Gesù stia mostrando la sua autorità. Ripete il gesto, consegna nuovamente la legge, non una nuova legge, ma ne mostra con le sue parole e i suoi gesti il vero cuore, sia della legge che di Dio, che condanna fermamente il peccato per salvare il peccatore, per liberarlo dalle catene che impediscono di stare in comunione d'amore con il Signore e con i fratelli. Gesù mostra questa autorità anche con le parole che pronuncia poco dopo. Chi si ritiene giusto, proceda. Come dire, chi si sente al pari di Dio, talmente giusto da potersi arrogare il diritto di vita e di morte nei confronti della donna, faccia pure. La conclusione è che quelli che sono arrivati insieme se ne vanno ciascuno per conto suo. L'unica a non rimanere sola è la donna, perché Gesù decide di rimanere accanto a lei. Lui è l'unico senza peccato, è l'unico che ha l'autorità per giudicare, e il suo giudizio è la condanna del peccato. Non farlo più perché è sbagliato, e il perdono del peccatore, neanch'io ti condanno. Il risultato di quell'incontro è che la donna esce perdonata e in comunione con Cristo, libera. Gli accusatori invece se ne stanno soli a fare i conti ciascuno con il proprio peccato. Solo Gesù ha l'autorità di rimettere i peccati, di liberare il cuore dell'uomo non con la condanna ma con l'amore. Così opera la giustizia secondo il cuore di Dio, ed è quello che dobbiamo imparare a fare anche noi. Al male che tiene prigioniero il cuore dell'uomo, si risponde scacciandolo con la forza dell'amore, che solo la comunione con Cristo ci può dare.